Il Maggio fiorentino, oltre che essere una manifestazione culturale del capoluogo toscano, rischia di diventare il titolo del Rinascimento partenopeo. Cristian Maggio, con una stoccata rapace, rompe il deserto di vittorie esterne del Napoli, che durava da un anno esatto, dopo un calvario di 15 sconfitte e 4 pareggi. Finisce così in tristezza il ritorno di Andrea Della Valle al Franchi per la prima volta dopo la decisione di lasciare la presidenza della società viola. Nella Fiorentina esordio da titolare in casa per De Silvestri, in campo al posto di Comotto. Gilardino parte in panchina, c'è Mutu a giostrare davanti a Jovetic. In casa partenopea, alla luce della squalifica di Cannavaro e dell'indisponibilità di Campagnaro, nel suo 3-4-3 Mazzarri si affida dietro a Grave e Rinaudo. Avvio baldanzoso del Napoli che ruggisce dopo 104 secondi. Maggio su illuminazione in verticale di Lavessi prova a sorprendere senza successo Frey sul suo palo di competenza. Al 22esimo la prima fiammata viola, Zanetti offre un cadeau a Vargas che lascia rimbalzare il pallone ed incrocia il sinistro che attraversa l'area piccola prima di morire a lato di poco. Al 29esimo si accende il primo capitolo del Frey Show, spettacolo in due atti con effetti speciali. Il portiere francese prima cancella in uscita Lavessi e poi si tinge di miracoloso per opporsi anche al tentativo di tap-in di Maggio. Cambio obbligato per Prandelli, fuori Santana, infortunato dentro Jorgensen, con un'inevitabile perdita di spinta sulla destra. Il momento magico di Frey si estende fino al 33esimo, quando deve vanificare le velleità di capolavoro di Hamsik, che aveva eluso Natale in dribbling prima di portarsi il pallone sul sinistro. Nel recupero del primo tempo è proprio il neoentrato Jorgensen a disegnare una parabola interessante dalla destra. Mutu finge di andare sul primo palo, si sposta sul secondo, ma non riesce a trovare la giusta coordinazione per colpire di testa. 80 secondi della ripresa, la Fiorentina, con il nuovo entrato Gilardino, prova ad azzannare l'avversario. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il sostituto di Mutu prova la zampata di destro e De Santis riesce a dire no con la smanacciata provvidenziale. Sulla respinta Jorgensen scarica l'esterno, ma Hamsik salva sulla linea di porta. Al 64esimo Vargas si invola nella metà campo avversaria, ignora le opzioni centrali anche perché Gilardino viene fermato forse fallosamente e il suo sinistro pretenzioso viene disinnescato facilmente da De Santis. La partita si ammanta di nervosismo e un minuto dopo viene espulso Mazzarri per proteste dopo un fischio mancato sul fallo di Vargas ai danni di Maggio. Al 73esimo, direttamente sul rilancio di De Santis, Quagliarella brucia sullo scatto Natali, che pochi secondi prima si era infortunato, ma è ancora super Frey ad oscurare l'orizzonte di fronte all'attaccante napoletano. Passano 7 minuti, la difesa viola in evidente difficoltà per larghi tratti della partita, provoca un calcio di rigore evitabilissimo e Gobbi a trattenere irregolarmente Hamsik. Dal dischetto si presenta Quagliarella che incrocia con il destro, Frey completa la sua partita capolavoro con un volo plastico sulla destra che preserva momentaneamente l'incolumità della porta viola. L'incubo di Quagliarella torna a materializzarsi all'82esimo, quando sulla sua sventola di destro Frey continua ad essere irreprensibile. Arriva la telefonata giusta dalla tribuna, Mazzarri indica al DS Bigon il cambio tra Quagliarella e Denis. All'88esimo il tanque scorge l'inserimento di Maggio che brucia i centrali viola e assesta il colpo da 3 punti. Secondo gol consecutivo, sempre last minute, per il numero 11 partenopeo, ex di giornata, che si conferma a braccio armato del tecnico livornese. È il primo gol subito in casa dalla Fiorentina, il Napoli espugna meritatamente il Franchi grazie ad un perfetto impasto di tattica e tecnica. L'effetto Mazzarri è sotto gli occhi di tutti, in meno di 20 giorni. L'ex tecnico della Samp è riuscito ad iniettare in una squadra apatica gioco, entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi.